Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Eccellenza, benvenuto in questa comunità che in questi giorni vive la sua devozione, il suo amore per la sua protettrice, Nostra Signora del Suffragio. Benvenuti ai confratelli sacerdoti, ai diaconi, benvenuti a tutti coloro che con noi vogliono venerare la Madre di Dio Santissima. Un saluto particolare all'amministrazione della nostra città, al sindaco, agli amministratori e agli ospiti. Il sindaco del comune di Pontecorvo, di Isola dell'Iri, commissario prefettizio di Piedimonte San Germano, i rappresentanti della provincia di Frosinone, comune di Arci, di Alacri, di Arpino, di Boville, di Fontana Liri, di Ripi, Sette Frati, Strangolagalli, Sora, Veroli e Farvaterra. Grazie per la vostra presenza e per la vostra amicizia. Come dicevo ieri durante il saluto della cittadinanza, si chiama il Gonfalone, cerchiamo tutti, a prescindere da quelle che sono anche le convinzioni di fede personali, cerchiamo di mantenerci fedeli alle nostre radici che costituiscono la nostra identità, e le radici di questo territorio sono profondamente cristiane. E ringraziamo il Signore e la Madonna Santissima per tutti i benefici che dispensa ai nostri cittadini, ai fedeli di queste comunità. Caro Don Giacinto, cari fratelli e care sorelle, saluto tutti, saluto anche il sindaco, gli altri sindaci, tutti voi, le confraternite che sono qui presenti. È sempre un momento bello e gioioso anche per me essere qui. Credo che non sono mai mancato, se non sbaglio. Momento bello in questa domenica che chiude l'ottava di Pasqua e che insieme con noi celebra questa antica devozione della Madonna del Suffragio. Vogliamo con Maria rivolgerci al Signore Onnipotente, Padre nostro, chiedendogli con umiltà perdono dei nostri peccati, invocando proprio in questa domenica della misericordia la sua misericordia su di noi e sul mondo intero. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, che mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
siamo purificati dello Spirito che ci ha rigenerati e del sangue che ci ha redenti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Perciò risultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime.
Parola di Dio. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fiato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù.
gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Tante volte ci si abitua, si accetta la violenza dei pensieri, dei sentimenti che dividono dagli altri, che ci pongono come giudici, che ci insegnano a sparlare ora dell'uno, ora dell'altro, tanto per allenarsi un po'. E così è la vita. La vita cristiana non è questa. La vita cristiana è misericordia, cioè è un modo di guardare, di pensare agli altri con benevolenza, con simpatia, cercando negli altri non il male, quello che non ci piace, il difetto, come si fa solitamente quando si giudicano gli altri, ma cercando negli altri il bene. Per questo i privilegiati di Dio sono i poveri, non so se lo sapevate, anche quelli di Gesù. Perché? Perché in loro sembra più evidente il male, perché quando tu incontri un poveraccio che vive intorno alla stazione di Frosinone, d'istinto ti viene di giudicarlo. Quando tu incontri uno che ti chiede l'elemosina, magari un rom, d'istinto ti viene di giudicarlo, di dirgli: ma vada a lavorare,
poi i giornali scrivono, hanno trovato nella casa di un senza fissa dimora 50.000 euro. E allora tutti, vedi, lo dicevo io, che questi ti imbrogliano. Così è il mondo. E invece, vedete che strano, Gesù stava con i poveracci, le prostitute, i pubblicani, mezzi ladri, i ciechi, gli zoppi, gli storpi, i disprezzati. Misericordia. Quando tu impari ad avere misericordia di quelli che non contano, impari ad avere misericordia anche della tua famiglia. Che noi qualche volta non ce l'abbiamo neanche in famiglia, misericordia, perché non ce l'abbiamo con nessuno. E allora vedete, questa è la prima cosa che vorrei dire. Impariamo la misericordia. Il mondo ha bisogno di cristiani non finti, che fanno finta di sorridere e poi dopo parlano male di te. Ha bisogno di cristiani veri. E il cristiano vero è un uomo, una donna di misericordia, che guarda tutti con bontà, che non giudica, che non disprezza, che non litiga, che la smette di pensare male, di parlare male degli altri. Questo è il cristiano. E quando non siamo così e andiamo a confessarci, ci confessiamo. Non diciamo le solite cose, ma io ho fatto questo, una bugia, amici miei. Questi sono i peccati. La mancanza di misericordia è un peccato grave di cui bisogna confessarsi. Il litigio è un peccato grave. Il parlare male, pensare male degli altri è un peccato grave che bisogna confessare. Seconda cosa. Non vi tengo a lungo, non vi preoccupate. Gesù aveva tanti motivi per prendersela con i suoi discepoli. L'avevano tradito, rinnegato, se ne erano date a gambe. Torna da loro, cosa dice? Abbiamo ascoltato, no? Pace a voi. L'avremmo fatto noi? Quando uno ci fa uno sgarbo, non si ricorda di un nostro anniversario, non ci viene a trovare quando stiamo male, quando una famiglia magari non ha un buon rapporto con noi, eccetera, eccetera, quando subiamo un torto, e noi, prima che ci passa, tante volte ci riportiamo pure nella bara i torti subiti, poi non si sa che cosa serve portarsi nella bara, è così, il mondo è così, no? Litigi tra famiglie, infamiglie, gli eredi, no? Che si spartiscono un metro quadrato della casa, mezzo metro quadrato del terreno, no? Cose assurde, cioè proprio inconcepibili, no? Perdite di tempo, no? Ma è la vita, no? Che ci si abitua a dividersi, no? La vita è così, ci si abitua a dividersi, perché ognuno vuole il possesso per se stesso, vuole avere, possedere. Il possesso ti fa litigare. Le guerre nascono dal desiderio di possesso, non vi preoccupate. L'ISIS nasce perché vuole un pezzo suo, dove vivere per conto suo, e quindi fa la guerra, il terrorismo. E così sono le guerre. Tutte le guerre sono state queste, così. Gesù viene in mezzo a quei discepoli e dice pace a voi. Ma come? Amici miei, l'unica risposta alla violenza è la pace, non ce n'è un'altra. Non ce n'è un'altra. Non so se l'abbiamo capito, penso che i grandi del mondo non l'hanno mai capito. Ma è la pace l'unica risposta alla violenza. L'unica. E la pace si costruisce nella vita, opponendosi alla violenza, dei gesti, delle parole, dei sentimenti, delle azioni. Pace. Siamo donne e uomini di pace, amici miei. Il mondo ha bisogno di pace. E alla violenza tu non puoi rispondere con la violenza, perché ci sarà una catena di violenza e quando tu hai iniziato non si ferma.
Vedete la guerra in Siria, 6 anni, non riescono a finirla. Non riescono a finirla. È uno scandalo, io tengo così uno scandalo dei nostri tempi. Poi nessuno, non c'è una manifestazione in giro, nessuno dice niente, ormai è normale. Normale, tanto tutta colpa dei terroristi e di quelli che hanno i loro interessi da spartire. Quindi non si finisce la guerra. Non si mettono d'accordo. Quando inizi a separarti da un uomo, da una donna, quando cominci a guardare male gli altri, quando cominci a parlare male di uno, quando cominci a giudicare, amico mio, se non smetti, è finita. Ma non solo per l'altro, pure per te. Perché la divisione fa male pure a te, non solo all'altro. E la divisione crea violenza. E la violenza è inarrestabile, perché diventa irrazionale. Irrazionale. Non ci si riesce più a capire, a spiegare. A un certo punto non ci sono più ragioni. Nelle guerre a un certo punto non ci sono più ragioni. Cioè uno dice basta, o se no non riesce a metterti d'accordo. Così è nella vita. Pace. Il Signore ci chiede di essere donne e uomini di pace. E la pace si impara accanto al dolore del mondo. Si impara accanto al dolore di chi soffre. Si impara accanto alla sofferenza. E Gesù ai suoi discepoli mostra le ferite della croce. Perché quando tu vedi le ferite e non ti interessi solo di te stesso, capisci che quell'uomo, quella donna ha bisogno di pace, ha bisogno di amore, ha bisogno di te, ha bisogno della tua presenza, ha bisogno del tuo affetto, della tua simpatia. Questa è la vita dei cristiani. Talvolta i cristiani non sono cristiani perché non vivono così, ma non va bene, bisogna chiederselo. Quando usciamo da quella porta, quando finisce questa bellissima processione, bisogna chiedersi, ma io cosa devo cambiare? E chi ritorna qui l'anno prossimo davanti alla Vergine Santa con gli stessi sentimenti e lo stesso cuore dell'anno prima si deve chiedere, ma che ci sto a fare? A perdere tempo? Amici miei, la vita cristiana è conversione, e se non ci si converte, cioè se non si cambia se stessi, uno si deve chiedere, ma che ci sto a fare? A perdere tempo? Terza e ultima cosa, la Madonna del suffragio. Come si fa a essere uomini e donne di misericordia e di pace in un mondo difficile come il nostro? Bisogna pregare. Noi siamo qui per questo, bisogna pregare. La Madonna del suffragio, il suffragio noi preghiamo soprattutto per coloro che non ci sono, ma il suffragio è anche per la vita. E Maria intercede per noi. Quante volte ci rivolgiamo a lei, non solo in questi giorni, perché interceda presso il Figlio, Gesù, per noi. Cari amici, la preghiera è una grande forza. È una grande forza di amore. Non bisogna mai stancarsi di pregare, perché la preghiera ci cambia il cuore, i sentimenti, perché la preghiera ci mette in comunione con Dio e con colui e con i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue parole, perché la preghiera ci aiuta a capire come nel mondo o cambiamo il cuore, cambiamo i sentimenti, o altrimenti la vita non cambia. Non bisogna sempre pensare che sono gli altri che devono cambiare. Cominciamo da noi stessi e cambieremo il mondo. Solo chi capisce che se cambia se stesso cambierà anche chi ha intorno e cambierà il mondo intorno a te. Solo questo uomo e questa donna sarà un uomo e una donna che sa lottare per il cambiamento. Altrimenti si rassegnerà, come fanno tanti, ma io che posso fare? Ma la vita è così, tanto non cambia mai niente. E quindi il lamento,
e quindi uno si abbiglia con gli altri, ora con l'uno, ora con l'altro. Amici miei, il lamento non ha mai cambiato il mondo, mai cambiato il mondo. E allora chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, del suffragio, che ci aiuti a essere donne e uomini di preghiera, cioè essere in comunione con Gesù nella vita di ogni giorno, quando incontriamo gli altri, quando abbiamo un momento difficile, quando vediamo la sofferenza intorno a noi, fermiamoci, aiutiamo i vecchi tante volte soli, andiamoli a trovare, aiutiamo le famiglie in difficoltà per questa crisi che è tanto difficile, da cui è tanto difficile uscire, aiutiamo le persone magari che vediamo soffrire più di noi, stiamo vicini gli uni agli altri, questo è il mondo. E quando uno sta vicino alla croce di Gesù, cioè al dolore, comprende che da lì impara ad amare, ad avere misericordia e ad essere un uomo e una donna di pace. Ieri ho avuto la gioia di partecipare a una preghiera molto bella presieduta da Papa Francesco in una chiesa di Roma, San Bartolomeo all'isola di Verina, che è dedicata ai nuovi martiri, cioè a tutti quegli uomini e quelle donne che nel secolo scorso e nei primi decenni di questo secolo hanno dato la vita per il Vangelo, per Gesù. Papa Francesco ha raccontato una storia molto breve che vi voglio lasciare come aiuto a vivere nel bene, nel bene. Ha raccontato che quando è andato a Lesbo e ha incontrato i rifugiati, sapete, alcuni poi li ha fatti venire in Italia, ha incontrato un uomo di 30 anni con 3 figli. Che gli ha raccontato questa storia. Io ero nella mia città, sono venuti i terroristi dell'ISIS, passavano casa per casa e ti chiedevano di che religione eri. E io ho detto, musulmano, mia moglie era cristiana, gli ha detto sono cristiana e avevo un crocifisso al collo. E gli hanno detto, togli il crocifisso. Lei si è rifiutata, l'hanno sgozzata davanti a me. Io amo mia moglie e sono in comunione con lei. Papa Francesco ha detto, questa è una martire per Gesù. Adesso da questa storia voi dovete cominciare a voler male ai musulmani. Ma dovete capire che nella vita c'è tanta sofferenza. E c'è gente cristiana come noi che magari si lamenta perché cambia l'orario di una messa, no? Quindi non può più partecipare come prima, no? Che c'è gente cristiana come noi che dà la vita per Gesù. E allora quando portiamo la croce al collo, ricordiamoci che quello è un segno, il segno di un uomo che ha dato la vita per noi. Non è venuto a perdere tempo, è venuto per amore. E quindi ci invita a vivere anche noi per amore, e non per amore per noi stessi, ma per amore per gli altri. Chiediamo a Maria che ci faccia vivere in questo modo, perché noi possiamo essere donne e uomini di misericordia e di pace in questo mondo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Fatto un crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
Padre e del Figlio, e con il quale il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Gesù Cristo, sciogliendolo dalle angosce e dai legami della morte, perciò pieni di gioia preghiamo il Signore. Esaudisci la nostra preghiera. Esaudisci la nostra preghiera. Dio nostro, custodisci la tua Chiesa nella gioia pasquale. La speranza della risurrezione rinnovi la vita dei cristiani. Esaudisci la nostra preghiera. Esaudisci la nostra preghiera. Dio nostro, concedi ai nuovi battezzati di camminare nella luce della risurrezione. L'azione dello Spirito Santo renda luminosa la loro vita. Esaudisci la nostra preghiera. Dio nostro, offri la tua inesauribile misericordia a tutti gli uomini. Concedi a chi muore nella tua amicizia il posto preparato da Gesù. Esaudisci la nostra preghiera. Dio nostro, guarda la nostra terra benedetta dalla risurrezione di Gesù. Le energie dell'evento pasquale la rendano dimora del Re. Esaudisci la nostra preghiera. Accogli, Signore, le preghiere che ti abbiamo rivolto, le preghiere che sono nel cuore di ognuno di noi, e mentre le esaudisci, donaci la gioia di vivere, la misericordia, l'amore e la pace che vengono da te, per rendere la nostra vita e quella del mondo migliore e più umana. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo, che ci hai chiamati alla fede, rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Papa Francesco, nostro vescovo Ambrogio e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi, mediante il battesimo, sono entrati a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo tuo Figlio con animo generoso e ardente. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi e Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Santo e in suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro. Benediciamo il Signore. Amen.